Buongiorno colleghi, siccome ne abbiamo parlato in questi giorni sulla possibilità di utilizzo di un calendario condiviso, vado a mostrarvi come si lavora con il Team App. Ho mostrato come si gestisce, ma non come lo si crea. Andiamo a creare quindi un nuovo calendario. Crea calendario, chiamo prova tipicamente, andiamo a metterci l'email, andiamo a metterci la lingua italiana. Vado a scegliere la zona di Roma come time zone, la tariffa zero gratuita base e un template se voglio utilizzare un template realizzato già da qualcun altro. A me sta bene così, quindi posso andarlo a creare. Accetto i termini e creo il calendario. A questo punto il mio calendario è pronto e posso partire altrimenti direttamente con questo indirizzo. Questo resterà l'indirizzo per la gestione del mio calendario. Vedete qua che c'è scritto calendario 1, calendario 2. Io cosa faccio? Vado semplicemente a cliccare qui sopra per vedere solo il calendario 1, calendario 2. In questo momento non ho niente da vedere. Quindi vado a segnalare qui e vado a dire voglio fare una lezione di scienze. Vado a riportare sul calendario se voglio il calendario 1 o il calendario 2. Bene, ma chi sono il calendario 1 e il calendario 2? Posso andare qui in modifica e andare a cambiare il tipo di calendario. Anziché calendario 1, chiamarlo prima A, posso scegliere anche un colore qui naturalmente, posso decidere chi ci lavora sopra, posso dare tutta una serie di caratteristiche, scegliamo il colore questo qui, andiamo su calendario 2, vado a dire che voglio chiamarlo seconda A e così naturalmente potete fare per tutte, andiamo a scegliere un colore giallo in questo caso. Bene. Posso aggiungerne tante altre, quindi in una scuola possiamo gestire tutta la scuola con lo stesso calendario e ogni ragazzo che cosa farà? Torniamo a quel calendario, ogni ragazzo andrà a scegliere soltanto la sua classe. In questo momento non ho messo nessuna lezione per la seconda A, mettiamo la seconda A così e andiamo a scegliere qui a selezionare il calendario seconda A. Bene, in questo modo avrò questo colore. Qui posso mettere un'altra, posso scegliere di nuovo la seconda A e chiamarla prova. Chiamarla geografia, ad esempio geografia. Sto andando rapido per non farvi perdere troppo tempo. E qui possiamo accavallarne un'altra in parte sovrapposta e la chiamiamo storia. Ecco, vediamo sempre seconda salva. Vedete, lui me l'ha lasciata sovrapporre perché considera che sono due materie diverse, ma soprattutto in questo momento il calendario non ha capito che io non posso sovrapporre queste, quindi devo andarglielo a spiegare io. E allora andiamo nell'impostazione qui in alto a destra. Impostazioni e qui ho tutta una serie di scelte da poter fare. Ecco, vediamo nell'impostazione generale cosa c'è. L'email dell'amministratore, la lingua, le notifiche, posso vedere se abilitato gli utenti del calendario possono registrarsi autonomamente le notifiche. Poi va bene, i feed del calendario lasciamoli perdere, calendari multipli per evento, questo possiamo lasciare sì o no, non ci interessa in questo momento, non gestiamo altri calendari diversi, ma ne teniamo uno soltanto. La condivisione degli eventi, quindi questo per condividere, o possiamo anche disabilitare questa funzione, che qui lasciatela pure spuntata com'era. Possiamo chiedere se vogliamo una conferma quando andiamo ad eliminare, un evento, prima che sia rimosso dal calendario, e direi che non c'è altro di interessante qui. Sulla data e ora potete andare a scegliere il formato della data, vedete questo è il formato, italiano, diciamo europeo. E possiamo scegliere l'orologio 24 ore che sicuramente ci è comodo, dire quando inizia la settimana, dire l'intervallo di tempo quando è la prima ora, se insegniamo a scuola diciamo che al massimo inizieremo alle 8, sicuramente non prima, l'ultima ora qualcuno può arrivare fino alle 14. Ecco, vedete qui ancora la notazione PM, noi possiamo anche abilitare quella a 24 ore, abbiamo detto. Andiamo alle 2 del pomeriggio come orario massimo. Ecco, fin tanto che non confermeremo questa è la data, abbiamo detto orologio 24 ore, quindi andiamo a tornare al calendario, provo a tornare adesso nuovamente sulle impostazioni, eccoci, quindi torniamo a data e ora e vedete che adesso è comparsa come volevamo noi l'ora 14, quindi bisogna dare questa conferma. La data iniziale sarà la data corrente, orario iniziale. Andiamo a vedere la visualizzazione del calendario, una vista a settimana, potremmo scegliere anche a singolo giorno, a settimane multiple e così via, una settimana direi che è la cosa essenziale. La risoluzione del calendario è l'indicazione di
quanto vogliamo che sia disponibile come tempo di orario di una lezione, quindi diciamo 60 minuti potrebbe essere la cosa più opportuna. Se nascondiamo i weekend, ecco, diciamo che se non insegniamo durante i weekend, meglio toglierli di mezzo in modo che non diano nemmeno fastidio nella visualizzazione. Ho vista giorno, questi sono altri parametri che forse non ci interessa adesso approfondire, altrimenti diventa troppo complicato. Direi che possiamo passare avanti. L'intervallo di date 3 mesi, d'accordo, queste lasciamole come sta. L'identità. Sull'identità riportiamo di nuovo il titolo del calendario, se vogliamo aggiornarlo, quindi lo chiamiamo prova definitiva, tanto per vedere come cambia la denominazione, vedete scritto qui prova definitiva. Questi sono i calendari che ho a disposizione, ricordo, posso anche aggiungere uno nuovo, aggiungi calendario, aggiungi feedback, oppure qua, ecco, in questo caso io posso dire nuova, aggiungi al calendario e vado a prendere la terza A e dico benissimo. Ecco, vedete, eventi sovrapposti, questa voce che è piuttosto importante. Vi ricordo che nel nostro calendario avevamo sovrapposto due orari, quindi succede che due docenti magari attribuiscano la stessa ora di lezione alla stessa classe, che non è possibile chiaramente. Quindi torniamo in impostazioni, vediamo dove eravamo, trovavamo in calendari, eventi sovrapposti. Clicco qui sopra e tolgo la possibilità che gli eventi siano sovrapposti. In questa maniera salviamo. Torniamo qui, adesso questa era già spuntata in maniera erronea prima, adesso proviamo a riobbligarla a entrare lì sopra, vedete che non è possibile, vi è un conflitto di pianificazione. Quindi nel momento in cui un docente avrà deciso di fare un certo orario, una certa lezione, sarà lui ad aver stabilito il primato e altri non potranno sostituirsi al suo orario. Se io vado a mettere qui naturalmente un'altra ora di lezione è però la metto in terza A, ecco, quindi vado a selezionare qui, nel calendario terza A, vedete che questo è compatibile, mi lascia fare 2 ore di lezione perché abbiamo, naturalmente sono delle classi diverse, quindi non ci sono problemi. Quello che consiglio io è sempre di mettere all'interno di questa denominazione il nome di una persona, quindi Pinco insegna qui. Qui Pinco non potrà insegnare, mettiamo Palla. Qui chiamiamolo Gigi. E qui chiamiamolo Gigi ancora in quest'altra ora. Ecco, perché questa comodità? Perché quando io vado a cercare con un filtro, vado qui e cerco Gigi, trovo automaticamente, dando un invio, vedete, trovo tutte quante le ore di lezione di Gigi. Se ci metto Palla, vedete automaticamente che trovo le lezioni di Palla. Quindi quando voi come docente andate a cercare il momento in cui avete una lezione, lo trovate molto rapidamente digitando semplicemente il vostro nome su questo filtro. Andiamo a vedere qualche cos'altro, quindi questa funzione, questa organizzazione del calendario direi che è fondamentale, mettere il nome della classe, indicandolo proprio in un sottocalendario, e il nome del docente, in modo che sia rapido individuarli. Andiamo adesso un po' nelle cose un po' più sfiziose. Allora, condivisioni. Intanto, la condivisione va fatta con gli amministratori, con i docenti che possono entrare all'interno del sistema e correggere, e inserire le loro lezioni e così via. Agli studenti va indicata soltanto il reader, solo la capacità di lettura, solo lettura. Quindi attenzione, copiate questo codice per i vostri studenti, che non devono assolutamente avere il codice dell'amministratore. Attenzione a non fare confusione con queste due indicazioni. Amministratori, solo docenti che possono cambiare il calendario. Se lo date in pasto questo codice agli studenti, rischiate di avere un disastro. Quindi agli studenti soltanto la possibilità di vedere. Quando loro si connettono con questo possono soltanto vedere, non possono fare altro. Campi dell'evento, ecco qui vedete i campi dell'evento, c'è un discorso ancora interessante. Mi dicono dove, mi interessa il dove? No, non mi interessa il dove personalmente, siamo tutti quanti in rete, in linea, quindi non c'è un dove, un luogo fisico diverso da quello che c'è la rete, quindi questo è un campo che non mi interessa riportare. Allora posso eliminarlo o posso cambiargli nome, posso decidere che questo qua si chiama in qualche altra maniera. Ad esempio potrei dire compiti. Bene, salvo. In questo momento ho creato questo settore compiti. Posso decidere se metterlo più in basso o metterlo più in alto. Direi che dopo la descrizione, che è quella che dice la classe e il docente, è molto importante sapere se ci sono o non ci sono compiti. Quindi andiamo qui in questa voce compiti con questo simbolo. È obbligatorio o no? No, perché non è obbligatorio dare dei compiti. Il campo, ecco, questo vedete, non si può cambiare.
mostra nel titolo dell'evento, possiamo decidere se mostrare o non mostrare nel titolo dell'evento questa informazione. Allora andiamo a vedere un'altra informazione importante. Nelle impostazioni, quando siamo nei campi dell'evento, posso creare uno nuovo campo evento. Questo campo evento io lo chiamo video, anzi lo chiamiamo vista. In questo vista posso dire testo a scelte, posso selezionare se è una scelta singola o una scelta multipla. Io scelgo scelta multipla e adesso vado a scegliere queste scelte multiple e dirò compiti da fare. Se ci sono compiti da fare, voglio che i ragazzi siano consapevoli e che vedano subito che ci sono dei compiti da fare. Quindi vado a scegliere, ad esempio, vediamolo qui, scegliamo il simbolo, io ho scelto il simbolo di una matita. Ma insomma adesso è indifferente, lo faccio per qualsiasi altro simbolo. Prendiamo il telefono anche se non c'entra in questo momento e dico aggiungilo. Ne posso aggiungere un secondo che chiamerò video disponibile. Video disponibile, vado a prendere, questa volta l'abbiamo visto qui da qualche parte, vediamo se lo trovo di nuovo. Eccolo qui. Mettiamo questo per il video disponibile. A questo punto abbiamo creato questa struttura nel quale abbiamo individuato un campo con compiti da fare, video, qui ho sbagliato, video disponibile. Salviamo questa cosa qua. Ecco, un'altra cosa che stavo dimenticando da fare, torniamo qui a cliccare su questa voce vista e andiamo a dire se vogliamo che il campo sia obbligatorio o no. Io direi proprio di no, perché non è che ogni volta avrei dei video, dei compiti da dare o delle verifiche da fare, quindi sicuramente no. E invece, che cosa vogliamo che venga mostrato nel titolo? Vogliamo che la cosa sia nascosta o vogliamo avere degli emoji? Bene, se io salvo in modalità nascosta, torno qui nel campo precedente per vedere se ho dei compiti da fare, devo portarmi con la manina qui sopra. Vedo compiti da fare, video disponibile. Così è piuttosto scomodo perché nel momento in cui i ragazzi si trovano decine e decine di lezioni, devono andare ogni volta su questa casellina per vedere se ci sono dei compiti da fare. Quindi torniamo ancora una volta in impostazioni, andiamo nei campi dell'evento, torniamo nell'evento vista che a questo punto porteremo anche verso l'alto. Allora portiamo su questo evento vista, siamo qui, torniamo a cliccare qui sopra e gli diciamo che vogliamo che sia sotto forma di emoji. Oppure possiamo scegliere anche il nome. L'emoji è più comodo perché è più immediato, basta che i ragazzi sappiano qual è il simbolo che abbiamo utilizzato. Salva, torniamo in questa visualizzazione e a questo punto vedete che abbiamo ben visibili questi comandi. Il comando del telefonino per dire che ci sono dei compiti, naturalmente potete scegliere uno più azzeccato, e quello del video che mi avverte che ci sono dei video in quella giornata. Cosa si può ancora fare? Beh, qui dentro possiamo andare a scegliere come condividere questa cosa, ma noi non lo faremo perché in realtà sarà sufficiente avere il link per i ragazzi, quindi hanno tutto quanto assieme. Possiamo andare a scegliere alcune altre opzioni, come la necessità di un'iscrizione, ad esempio, il numero massimo di persone che possono partecipare. Ecco, questi sono parametri che a noi non interessano. Quindi, in definitiva, i ragazzi si troveranno la possibilità di scelta di una classe soltanto. Oppure, se siete docenti in più classi, voi selezionate le classi, oppure selezionate il vostro nome, Pinco, e io vado a vedere che ho un'unica lezione come Pinco. E per quanto riguarda i ragazzi sono nella classe prima, quindi o nella classe seconda, evidenzieranno solo la voce seconda e vedranno che il giorno 15 aprile hanno la lezione e che per quella lezione vanno a cliccare qui sopra, trovano una serie di indicazioni. Cioè c'è scritto che devono fare dei compiti e ci sono dei video disponibili. Dove li mettiamo i video e i compiti? Li mettiamo qui. Qui possiamo segnare qualche cosa su YouTube. Andiamo a prendere un YouTube dalla rete, quindi andiamo qui sopra. YouTube, cambiamenti climatici. Andiamo a cercare qualche cosa. Ecco qui un'allerta sui cambiamenti climatici. Vado a copiare l'URL qui. Cari amici. Quindi copio questo, Ctrl C per copiarlo, torno nel mio calendario, Ctrl V per incollarlo. Bene, e poi qui eventualmente posso anche aggiungerci dei file. Posso scegliere, ad esempio, di inserire un documento o un'immagine. Il caricamento del file è disponibile col piano Premium, mi dici. Devi estendere il piano per poter utilizzare questa funzione. Allora, il piano Premium in questo momento viene dato gratuitamente per 3 mesi, proprio in considerazione delle difficoltà che ci sono. E quindi bisogna accreditarsi con il piano Premium per poter caricare questi file.
Eventualmente potete aggiungere un'immagine, quindi andare a scegliere un'immagine con la fonte, quindi dovete segnare dove è la fonte. Andiamo a vedere qui, ad esempio, scelgo, che ne so, sole, vado a scegliere immagini, abbiamo cercato l'immagine del sole, clicco il tasto destro, copia l'indirizzo dell'immagine, torno in questo evento. Torno qui dentro e inserisco immagine, fonte, la riporto qui e lo chiamo sole. Ecco, a questo punto vedete che ho caricato l'immagine qui dentro. Questa immagine potete caricarla così come volete, può essere un esercizio, può essere una scheda da completare, quindi avete la possibilità appunto di condividerla con i vostri studenti. Qui c'è la possibilità di inserire anche dei link direttamente e andare a correggere questi che avete riportato. C'è ancora la possibilità di andare a caricare qualche cosa dal vostro Dropbox. Quindi nel vostro Dropbox avete una serie di documenti come questo corso di formazione a distanza, lo scelgo, dico ok. Ecco. E a questo punto ho inserito anche questo corso di formazione, i ragazzi lo troveranno in questa forma. Io lo salvo, i ragazzi andranno a cliccare qui sopra. Troveranno queste informazioni, troveranno questo da cliccare per andare a vedere il corso di formazione a distanza. Qui andiamo a trovare il PDF che io ho caricato nel mio Dropbox. Quindi, come vedete, in sintesi, in riassunto, abbiamo la possibilità effettivamente con questo calendario di fare tutta una serie di cose molto molto comode. I ragazzi possono arrivare a questo calendario, possono introdursi attraverso il codice che gli consegnerete, naturalmente quello per gli studenti, possono vedere le giornate in cui hanno i compiti, le giornate in cui hanno le lezioni, quanto durano queste lezioni, siamo certi che non vi siano sovrapposizioni perché abbiamo fatto attenzione nelle impostazioni di spuntare la voce secondo la quale non ci possono essere sovrapposizioni di più docenti sulla stessa classe alla stessa ora. Cosa abbastanza evidente a scuola, ma non così per qualsiasi altro tipo di lavoro. E quindi i ragazzi qui dentro hanno veramente tutto, non hanno bisogno di altro. Hanno i link per le cose che volete far loro approfondire, hanno i compiti, hanno l'indicazione se ci sono verifiche o no, sanno quando ci sono le lezioni, possono riportare possiamo riportare il codice della lezione in diretta su Google, su Google Meet, su Hangout, su Zoom, su quello, su Meet della Microsoft. Insomma, potete scegliere quello che volete come modalità, ma potete riportarla qui dentro e da qui in avanti i vostri studenti non avranno più problemi, direi, da questo punto di vista. Cliccando qui sopra posso anche andare a dire se io intendo portare a fine dell'anno le mie lezioni in questo orario, dico si ripete ogni settimana e fino a quando, lo dico per sempre, no? Per sempre sicuramente speriamo tutti di no, ma posso dire per quanto tempo, fino a, e andiamo a scegliere fino al 10 del 6, quindi il 10 giugno. E in questa maniera questa mia lezione la troverò già pronta in tutti i periodi successivi. Quindi ogni docente può preparare le sue lezioni in una settimana, replicarle e il suo lavoro qui è finito. Poi di volta in volta andrà ad aggiornare quello che fa. Io personalmente quello che consiglio è di riportare il nome della classe, che però è relativamente necessario, nel senso che qui dentro troviamo tutte le classi, quindi già questa informazione c'è. Il vostro nome, quindi voi riportate il nome del docente, e poi io riporto anche l'argomento, quindi dico scienze, in modo che i ragazzi sappiano di cosa si parla, e anticipo che parleremo dei pianeti. Bene, in questa maniera i ragazzi, posso dire in questo caso più eventi, io dico applica questo cambiamento solo a questo evento, perché le volte successive parlerò di qualche altro argomento e non solo di pianeti. Vedete, i ragazzi sanno che il tal giorno, il 14 di aprile, hanno le lezioni di scienze sui pianeti con il professor Gasparra alle ore 9.